Allora, sì. Ma avete bagnato bene? Che è successo? Non lo so. Il gavettone? Mi sa di sì. Chi è stato? Tanto lo becco. Multa o allenamento? Multa. Risoluzione di contratto subito. Non è suo, è del Venezia. Ma non è lui, non è stato lui, no. Vabbè. Allora, iniziamo. Tre punti importantissimi, pescare in testa alla classifica, squadra viva, con un'anima, ci ha creduto nonostante quei 49 secondi da incubo all'inizio. Sì, è la dimostrazione che è una squadra che crede fino alla fine in quello che fa. Non è la prima partita e ripeto, sono contento perché i ragazzi anche oggi hanno fatto una prestazione importante. La cosa che le è piaciuta di più nell'arco dei 97 minuti? L'abbraccio al gol, del primo gol. Quella è dimostrazione di un gruppo unito, di un ambiente che all'interno lavora bene. Le chiedo come va la mano sinistra, perché rotta. Ecco, perché non mi è... ecco, vedi? Rotta la mano. Fai vedere a lei. Vedi? Sai perché glielo chiedo, Massimo? Perché sì. Non mi è sfuggito in telecronaca che quando c'era un rigore colossale su Tonin ha tirato un pugno alla panchina che si è sentito fino alla postazione. Anche. No, vabbè, ma è rigore, dai. Poi sono quegli episodi che ti possono compromettere una partita e bisogna stare attenti. Come non lo chiediamo ai giocatori, come lo chiedono a noi in panchina, poi... Anche loro in campo, visto che c'è anche un quarto uomo, c'è l'arbitro, i guardaline, insomma, quelli evidenti vanno dati. Poi sbagliare assolutamente, ma quando anche nell'errore si dice che non è rigore, allora lì ti rompi la mano. Soprattutto perché Tonin aveva vantaggio rispetto al difensore, non c'era motivo per cadere senza contatto. Certo, assolutamente, anche perché se non c'è contatto, se non è fallo, significa che è simulazione. Quindi dal secondo giallo è espulsione di Tonin. Una domanda da studio per il direttore Pasquale Foggia, a cui diamo l'auricolare. Ciao Pasquale, intanto complimenti per questa vittoria. Tante emozioni questa sera, però insomma grande reazione. Bisogna correggere evidentemente, no, i minuti iniziali, perché è già la terza partita in cui insomma l'approccio non è dei migliori. Come spiegarla questa cosa? Come spiegare questo aspetto secondo te? Ma lì è stato un errore di comunicazione secondo me tra Ale e Pippo e quindi poi è nato questo episodio, però ripeto, sono episodi che capitano, l'importante è che poi ci sia stata da subito una reazione, abbiamo fatto un primo tempo secondo me molto importante. Ecco, detto in cronaca il miglior primo tempo stagionale. Sono dello stesso parere anch'io, perché un primo tempo ho giocato benissimo. Beh, Massimo. No, ecco, poi tra l'altro mi pare, insomma, vorrei sottolineare ancora una volta l'aspetto della condizione fisica, perché secondo me il Pescara l'ha vinta grazie alla tenuta atletica ancora una volta nel secondo tempo. Ma è dal 15 luglio che non fanno un giorno di riposo, quindi insomma, stanno fisicamente benissimo, lavorano tanto e si vede. Posso chiedere quanto è importante Pescara-Perugia lunedì prossimo? No, è un errore pensare a quanto sia importante Pescara-Perugia. Sono importanti tutte le partite e vanno affrontate singolarmente, se si vuole continuare in un certo modo. L'errore adesso è pensare al Perugia, guardare la classifica, conta zero. Se avete un'ultima domanda per il direttore Foggia, che poi chiudo con una curiosità. No, va bene così, anche se a questo punto, insomma, Bergani come sta? Ecco, questo volevo capire, sta bene adesso? Sì, recupererà lui, Tungov, sono tutti giocatori che da domani, se non domani, dopodomani si aggregheranno alla squadra. Ma perché alla fine è spuntato Ferraris lì davanti, niente male, insomma, no? Cioè, forse il meno indiziato. Ce l'ho davanti, speriamo che spunti spesso. Sai come voglio chiudere? Perché chiaramente la pillola di calciomercato ce la devo mettere. Sì, Balzano lo tesserate? Secondo me manca l'attaccante. No, perché? Balzano lo tesserate? Ragazzi, godiamoci una partita, godiamoci il dito rotto, l'Aulin, il gol di Ferraris, credo sia... Godersi il dito rotto non è facile. No, nelle vittorie ci godiamo anche quello. Ma è vero che l'arbitro ha detto che non era rigore, adesso scherzi a parte? Assolutamente, non solo quello, ma anche tanti altri episodi. Vedi? Anche l'espulsione era un po' esagerata. Dalla panchina non l'ho vista, il ragazzo oggi era detto che non l'ha toccato, quindi ci sta anche che insomma non sia espulsione. Allora, il rigore è colossale.
Assolutamente, almeno dalla panchina era evidente, poi non l'ho ancora rivisto. Di solito si dà la mano destra, meno dalla sinistra per non fare male al dito. Grazie, grazie. Adesso c'è Ferrari. Abbiamo già intervistato noi Ferrari. Se vuole fare il bis in attesa non c'è problema, no, ma credo debba... Deve dire una cosa in diretta, vieni Andrea. Che è successo? No, che l'attaccante noi ce l'abbiamo, per chi non lo sapesse, che chiede ancora l'attaccante, ce l'abbiamo. Io non l'ho chiesto l'attaccante, io ho chiesto se tessera Balzano. No. Scherzo, ciao. Naturalmente. Grazie.